L'Empoli strappa un pareggio 1-1 a Grosseto, un pareggio che però potrebbe non bastare per evitare il play-out, perché Ascoli e Livorno hanno vinto. A questo punto potrebbe appunto non bastare vincere in casa con il Cittadella per evitare l'appendice finale del campionato cadetto. Andiamo però per pianetaempoli.it e Teleempoli ad ascoltare le voci dei protagonisti. Allora mister, il cielo qua a Grosseto è grigio, 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 il nostro stato d'animo penso sia ancora forse più grigio. Beh, sicuramente non siamo soddisfatti del risultato, perché comunque anche prendendo un punto purtroppo in questo momento la classifica dice che faremo il play out, ci sono ancora 90 minuti da disputare, dobbiamo cercare noi di vincere e sperare che gli altri incappino magari in una giornata negativa, anche se è chiaramente difficile, però mi auguro che nessuno, insomma, ci siano partite, mi auguro che ci siano partite regolari, poi dopo vediamo quello che succede, intanto noi dobbiamo pensare a vincere la nostra. Anche se insomma il gol nel finale dell'Ascoli un po' il naso lo fa storcere. Ribadisco, non voglio guardare in casa gli altri perché probabilmente direi cose che insomma ci sono in questo momento tante polemiche per quello che è successo negli anni passati nel nostro mondo, nel mondo del calcio, però puntualmente poi alla fine magari qualche risultato strano nel finale di stagione arriva sempre, però mi fermo qua. Torniamo sulla partita perché insomma parliamo anche di quella, ti chiedo se ti è piaciuto l'Empoli oggi. Ma siamo partiti un po' contratti, poi con un modulo nuovo che chiaramente giocando 4-4-2 oggi abbiamo fatto un po' più fatica, abbiamo preso gol, il Grosseto voleva cercare di chiudere in casa bene cercando di ottenere quel punto che gli bastava e sicuramente loro sono partiti più forti di noi, poi siamo ripresi, abbiamo pareggiato, secondo tempo abbiamo tenuto palla per lunghi tratti, ci è mancato magari un po' di lucidità e di cattiveria nel finalizzare certe situazioni, alla fine potevamo perdere ma potevamo anche vincere perché comunque abbiamo avuto un'occasione per parte. D'Ostena però insomma, va detto, ci ha tolto le castagne diverse volte al fuoco anche oggi. Sì, prima sull'1-1 allora hanno avuto l'occasione della traversa su un nostro errore e poi però insomma ribadisco in secondo anche tempo. Nel finale. Nel finale della partita, sì, no, l'ho detto, nel finale della partita potevamo anche perdere prima e anche vincere dopo, perché poi l'occasione del salvataggio sulla linea è stata clamorosa e ribadisco, insomma, dobbiamo accettare il verdetto del campo anche se non ci piace e rimboccarci le maniche e lavorare ancora questa settimana e poi se ci sarà da giocare gli spareggi, giocheremo gli spareggi, comunque voglio dire, non siamo assolutamente tagliati fuori da niente. La rigiocheresti 4-4-2 questa partita? Ma avevo poche soluzioni alternative perché Mirko poi alla fine nel momento in cui deve giocare 90 minuti fa fatica, tornando indietro probabilmente sì, perché poi alla fine insomma prima bisogna analizzare certe situazioni, loro hanno cambiato il modulo perché comunque loro hanno sempre giocato 4-4-2, hanno giocato in maniera un po' diversa oggi, ma tornando indietro rifare le stesse scelte, insomma non si può poi dopo la partita piangere o... Uno deve essere convinto delle cose che fa e io lo sono. Ovviamente i commenti si fanno sempre dopo e ti chiedo se magari anche in questo senso qua non poteva essere preferibile magari anche ogni tanto alternare Regini a Gorzegno che a livello di cross insomma non ha fatto molto, Regini ha un piede un po' più delicato di Gorzegno. Sì, però la differenza è che Gorzegno in fase difensiva ha qualche difficoltà in più, quindi bisogna vedere se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno. Ognuno valuta le situazioni a modo suo, poi io devo decidere, decido così, poi si può analizzare se una decisione può essere giusta o sbagliata, però è normale che quando si mettono i giocatori in certi ruoli è perché si ritiene che possono fare bene in quel ruolo lì. Gorzegno ha sempre detto che anche nel Sassuolo giocava alto in un 4-3-3, quindi credo che potesse fare meglio ancora quel ruolo rispetto a Regini. Non mi è per niente dispiaciuto Sapona largo a destra. Sì, ma non abbiamo fatto, cioè rimane il rammarico, purtroppo anche pareggiando rimane il rammarico di quello che è successo sugli altri campi, ma noi abbiamo fatto una brutta partita, tutt'altro, abbiamo fatto una buona prestazione, ce la siamo giocata fino in fondo e non siamo riusciti a trovare una vittoria che ci avrebbe permesso probabilmente di essere salvi, però c'è ancora 90 minuti, io sono abituato insomma a giocare fino alla fine e vediamo quello che succederà sabato prossimo, non disperiamo, insomma stiamo ancora molto tranquilli e fiduciosi che la salvezza può giungere anche, come ho detto, all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Il nostro obiettivo era quello, vediamo
se tutti daranno tutto in campo, me lo auguro, come toccherà anche a noi vincere la partita, anche gli altri dovranno vincere la loro. Però, mister, alcuni errori difensivi ho visto ti hanno fatto arrabbiare anche te, dalla panchina ti sei sbracciato e ti sei arrabbiato un poco. Sì, ma perché spesso, cioè, anche oggi Grosseto ha creato, a parte il gol su un calcio d'angolo, ma ha creato le situazioni su errori nostri. Abbiamo perso palla in uscita due volte, prima con Boucher, poi con Ficagna, giocatori anche esperti, lì bisogna pochi fronzoli, spazzare anche l'area, buttare fuori la palla, e invece a volte vogliamo uscire palla al piede e abbiamo rischiato, insomma, in queste occasioni, quindi è normale che mi arrabbi, perché poi da giocatori, come dicevo, esperti come loro, dovrebbero cercare di essere più attenti, ma spesso, insomma, anche una palla tra virgolette in questo momento da buttare via facile ci pesa, perché avremmo voluto poter tenere palla per ripartire, però poi alla fine abbiamo rischiato. Alcuni giocatori, mister, hanno giocato a denti stretti, penso a Maccarone su tutti. Sarà importante, se dovessero essere altre tre le partite in particolare, dosare bene le energie? Maccarone infatti non si era allenato questa settimana, prima per la botta subita contro il Vicenza e poi dopo per un problema anche al piede, quindi non aveva, era un po' stanco. Sì, ci sarà da dosare energie, ma ribadisco, insomma, prima di pensare a quello che può essere, concentriamoci sulla gara di sabato. Sabato, va da sé, è obbligatorio vincere, e incrociando le dita magari tifando, perché no, Grosseto. Ma noi bisogna tifare un po' tutti, nel senso, prima di tutto bisogna tifare l'Empoli e poi dopo bisogna cercare di guardare gli altri. È sempre brutto, no? Poi guardare gli altri, perché adesso il nostro destino non dipende più da noi, però dobbiamo essere, ribadisco, fiduciosi, sperando che tutti quanti facciano il proprio dovere, punto e basta. Siamo in compagnia di Lorenzo Stovini, che ringraziamo per essere qua in sala stampa, venuto a mettere la faccia in un pomeriggio, Lorenzo, sicuramente non felice, perché insomma l'Empoli trova un punto con il Grosseto, una prestazione non pessima, però così così, ma soprattutto i risultati delle altre, insomma, mettono l'Empoli in una condizione che adesso non basterà battere il Cittadella sabato prossimo per evitare il play-out. Sì, adesso bisogna vedere cosa succede sabato. Oggi per certi frangenti ci ha detto anche bene, insomma, perché sicuramente abbiamo rischiato troppo, insomma, delle nostre leggerezze ci potevano costare veramente care. Adesso pensiamo a Cittadella e vediamo anche cosa fanno le altre, ma meglio pensare a noi. Si dice che sicuramente pareggiare è meglio che perdere, anche perché comunque, ricordiamolo, guardando agli incroci che potranno esserci settimana prossima, ci sono tante situazioni che potrebbero tenere a galla l'Empoli. Però, Lorenzo, ci si aspettava qualcosa di più dall'Empoli nel secondo tempo. Gli stessi colleghi di Grosseto ci hanno detto, una squadra che ha l'acqua alla gola così, insomma, doveva far di più. Sì, ma questo è un po' specchio dell'annata, insomma, è un'annata che siamo sempre stati con l'acqua alla gola, insomma, non è che c'è da meravigliarsi se non abbiamo fatto magari una grande prestazione. Tutto l'anno è così, abbiamo ogni cosa positiva, probabilmente il grosso recupero che abbiamo fatto, che è stato un periodo dell'anno che eravamo veramente messi male. Ora siamo arrivati proprio all'ultima giornata e vediamo quello che succede, c'è poco da dire. Attacco del Grosseto, insomma, lo si temeva, Sforzini, Alfegeme, insomma, dietro oggi avete sofferto abbastanza? No, le azioni sono venute più da errori magari banali nostri, vedi il primo tempo e vedi il secondo, che su magari azioni con le loro, però insomma è sempre stata una buona squadra che ho sentito, ci ricordavamo anche all'andata che non bastava andare sopra, però questi siamo, insomma, e dobbiamo continuare, dobbiamo crederci fino in fondo e basta. L'Empoli veniva da un vero e proprio tour de force, adesso finalmente c'è stata una settimana tipo per allenarsi, si è visto qualcosa di meglio a livello di tenuta rispetto alla gara con il Vicenza, però ti chiedo come state, perché insomma anche con mister Aletti si diceva potrebbero essere tre le gare che separano di qui alla fine della stagione, quindi sarà importante la tenuta atletica. Sì, ma più che la tenuta atletica adesso credo conta più la mentale, sia che ci salviamo sabato che dobbiamo andare al play-out, perché anche eventualmente al play-out sarà più la componente psicologica e quella fisica probabilmente. E allora ti chiedo come sta l'Empoli di testa? Ma di testa è un po' il pensiero della difficoltà, c'è, insomma, non è che siamo al settimo cielo, quello sicuramente, però insomma ci crediamo e andiamo avanti, insomma è tutto l'anno che lottiamo con queste cose, con questi discorsi, quindi non dobbiamo farci spaventare. Allora c'è un'altra partita, se no sembra che l'Empoli sia già al play-out, però... No, non è che siamo al play-out. Infatti. Dobbiamo mettere in conto tutto, certo, però pensiamo alla partita per voi, tanto vediamo sabato
che c'è da vincere sabato, che non sarà sicuramente facile, come lo dimostrano tante partite che ci sono, e quindi poi vedremo se saremo a play-out oppure no. Ecco, però ti volevo dire, in quest'ottica andrà fatto un bel refresh mentale, perché insomma una squadra come l'Empoli, che adesso è stata recuperata, rischia, passami il paragone, di fare un po' come ha fatto il Bayern Monaco in finale di Coppa contro il Chelsea, poi di perderla malamente in quella maniera, tutto l'ambaradan. Ma sai, con le dovute proporzioni, sai, ovviamente Monaco e Chelsea, però sì, quello sì, ecco, che magari, ecco, bisogna stare attento a non farci prendere dalla troppa tensione, insomma, una squadra giovane la nostra, dopo staranno i più grandi cercare di tenerle la giusta tensione, che non si trasformi in energia negativa. Non basterà vincere sabato, però capitano, vorrei che insomma tu ti rivolgessi al pubblico azzurro chiamandolo a raccolta, perché insomma sarà importante in quella gara essere in tanti a sostenere la maglia azzurra. No, quello no, non ci sarà sicuramente bisogno, credo che ci sosterranno fino alla fine, insomma, anche per un eventuale play-out, quindi poi dopo vedremo quello che sarà il risultato finale e ci prenderemo i fischi e gli applausi. In compagnia del portierone azzurro Renato Dossena. E Renato, passami il purtroppo siamo qua a commentare una gara dove due, anche tre tuoi bellissimi interventi hanno tenuto a galla l'Empoli. Sì, come al solito ho cercato di fare il mio lavoro, non è stato funzionale per i tre punti, ne ha portato uno come quello di tutta la squadra, e ora puntiamo tutto su sabato prossimo col Cittadella. Una vittoria è fondamentale, non ci sono altri possibili risultati. Ti chiedo cosa è successo nell'azione che ha portato al gol del vantaggio grossetano. Guarda, prima di dirti cosa può essere successo, secondo me preferisco rivederla per capire. Potrei dire cose magari che rivedendolo si rivelano sbagliate. Quindi coi tempi dell'uscita mi sembravano corretti. La mia impressione è quella, però te l'ho detto, finché non la rivedo preferisco non esprimermi. Nel finale è stato, non dico un assedio, però insomma un po' al cardiopalma, perché temevamo di prendere quel secondo gol. Tu come l'hai vissuto là dentro i pali? Difficile, perché da allora è entrato Alfa Game che sembrava indemoniato, ha cercato veramente tutti i modi possibili per andare a segnare il gol vittoria loro, e ci abbiamo provato anche noi, ci siamo andati vicini, perché colpo di testa di Dumitru in altre circostanze magari poteva anche andare dentro. È un punto che in altre situazioni sarebbe stato anche un buon punto, gli altri risultati purtroppo non ci sono stati favorevoli, e quindi bisognerà sudarsela fino all'ultimo. Te lo diceva anche il capitano Lorenzo Stovini, oggi tanto lavoro te lo hanno dato anche i tuoi compagni del reparto difensivo, un paio di sbavature ci sono state? Succede, perché sono partite difficili, piene di tensione, dove è proibito sbagliare, ma si sa che non sbagliare mai è difficile, quindi può succedere a loro, può succedere a me, può succedere a chiunque di noi. L'importante è entrare sempre in campo con la giusta concentrazione e con l'idea di fare il meglio possibile per la squadra. La squadra come sta? Noi ovviamente in questo momento siamo veramente poco sereni. La squadra ci crede, sapevamo, è tre mesi ormai che siamo noiosi a ripetere che ci giocheremo tutto all'ultimo secondo dell'ultima giornata, e così sarà. Noi dobbiamo fare il nostro, cioè vincere, e sperare che anche gli altri lo facciano, come credo succederà. Potrebbe però, Renato, non bastare, e a quel punto saranno obbligatorie altre due partite. Potrebbe non bastare, noi lavoriamo con l'idea che basti, noi lavoriamo con l'idea che sabato sarà la chiusura del campionato e noi ci salveremo senza play-out, noi lavoriamo su quello. Se poi non andrà così, resetteremo e ripartiremo per affrontare altre situazioni. Ti chiedo in cosa secondo te oggi l'Empoli ha mancato per non trovare quel qualcosa in più? Non sai, trovare una spiegazione soltanto non è facile. Noi abbiamo questa posizione di classifica e quindi vuol dire che certe difficoltà, qualche difficoltà la possiamo avere, lo dimostrano i punti che abbiamo, se no non saremo in questa situazione. Può succedere, la tensione di sicuro non aiuta, dover vincere a tutti i costi ancora meno, perché a tutti i costi lo sappiamo, abbiamo visto l'esempio di Verona con l'Albino Leffe, che può succedere di tutto. Te l'ho detto, la sfortuna che un punto, che poteva essere un buon punto, alla fine non si rivela tale, però non è chiuso nessun discorso, tutto è possibile, noi lavoriamo in funzione di quello. La squadra spesso, Renato, la si è un po' accusata, no? di mancanza di personalità, di scarsa attenzione in alcuni frangenti. Tu sei una persona, ti vedo sempre molto tranquillo, molto sereno, molto rilassato. Ti chiedo, come si fa ad inficiare questo tuo stato d'animo anche al resto della squadra, che magari a volte soffre troppo alcune situazioni? Purtroppo te l'ho detto, essere costretti a non sbagliare, perché quella posizione in cui siamo noi non è facile. Non è facile perché è umano sbagliare, quindi
l'unica cosa che si può fare è essere convinti il più possibile delle proprie capacità. E in quel modo lì uno riesce ad andare in campo con tranquillità, con fiducia in se stesso e quindi magari maggiormente che in altri stati d'animo può esprimere il meglio di sé. Senti Renato, in questo momento e chiudiamo, è chiaro che conta l'Empoli, conta salvare l'Empoli, però voglio chiederti se sei soddisfatto, immagino sicuramente di sì, di come è svoltata la tua personale stagione. Son contento, ma finché non raggiungiamo un obiettivo, qualcosa di concreto, non è tanto fumo e poco arrosto, nel senso che non è niente in mano. Raggiungiamo la salvezza, allora quello vorrebbe dire consolidare un buon campionato, così non fosse, non, e come ti ho detto, non è niente di reale.